places. Fans, nella seconda parte di questo viaggio siamo partiti dalla cima del passo di Croce Domini durante un temporale. Abbiamo fatto tutta la discesa con la pioggia che diventava sempre più forte, fino ad arrivare in un punto in cui, con anche un cantiere stradale, sembrava di fare motocross con i fiumi di fango che scendevano a fianco a noi. Fortunatamente, arrivati quasi al bivio del passo di Maniva, dopo aver visto un tizio che credeva di essere in Inghilterra, guidando completamente nella corsia opposta, la pioggia ha iniziato a essere meno forte, tant'è che abbiamo deciso di salire a vedere com'era il passo di Maniva. Purtroppo, mai decisione fu più sbagliata. In 3 anni in cui giriamo insieme, credo che questo, senza ombra di dubbio, sia il passo con l'asfalto peggiore che abbiamo mai visto. Infatti c'era di tutto, buche, avvallamenti e braccioline in abbondanza. Una volta arrivati in cima, essendo ripresa la pioggia, abbiamo deciso di tornare subito giù, provando un certo sollievo per essere arrivati di nuovo alla statale e non dover più percorrere quella strada così dissestata. Dopo aver fatto tutta la discesa, siamo arrivati al lago di Idro, dove abbiamo fatto qualche ripresa con il drone, per poi ripartire in direzione lago di Ledro. È proprio qui, all'inizio della Val di Ledro, che ci eravamo salutati. Possiamo quindi ora lasciarvi con la terza parte di questo viaggio. Buona visione! Bello! Bella, cosa ti guarda avanti? Tornante non segnalato. Non ti sento. Tornante non segnalato. Ok. Dai però, spingi sta careta. Sì? Mi stai sfidando? Ti sto sfidando. Dai che mi ho preso il Valentino Rossi.
Cazzo, inizia a piovere. Bene. Sono gocce grosse però qua. Merda, questa ci bagna. Aspetta che di là forse è azzurro il cielo. Dai, dai, che la scampiamo. Occhio che qua scivola l'asfalto, Bene, antipioggia. No buono. Qua l'asfalto è bagnato di brutto, ma cosa tira sulla macchina? Ledro, Valle di Ledro, Trentino Alto Adige. Passo Ampola, 747 metri. C'era la minestra calda. Porca vacca, sì. Ma davano sole, Meno male, pensasse davano pioggia. Porca vacca. Dai, in teoria una volta giù sul lago di Garda dovremmo essere tranquilli perché non ci sono più le montagne. Cioè, o meglio, ci sono ma sono di lato. Io comunque ho freddo. Io un po' le braccia perché la maglia tra le maniche corte. Ti rinvia la Sony prima che si spacca? Va bene. 1 hour later. Finalmente siamo usciti dal temporale, siamo in vista del lago di Garda. Cioè in realtà abbiamo fatto una serie di tunnel. Quando siamo usciti dai tunnel non pioveva più, ma non c'era niente di degno di nota. E poi siamo arrivati qua sul lago. Cioè sul lago, si vede là in fondo. Luna, quanta acqua abbiamo preso? Tantissima, troppa. Beh, comunque adesso che siamo sul lago dovremmo andare a fare la strada della Forra, che ne sentiamo sempre parlare ma non l'abbiamo mai fatta. No, di là è, qua è il centro. Il navigatore di qua mi dice. Beh dai, sarà una gioia fare questo lungo lago. Bene, abbiamo lasciato lungo lago, abbiamo preso una deviazione. Tremontine sui Garda. Siamo già arrivati, sembrava lontanissimo. Venga, siamo in strada in alto. Occhio tornante. Hai visto quanto era ripido? Sì, ho messo giù anche il piede. Io l'ho fatto in prima. Sì, anche io l'ho fatto in prima. Io non me lo aspettavo. Ah, sei inerpicato su nella montagna. Wow, bellissima quella montagna lì. Beh, non è male questa strada, carina. Ah, bello il tempo però. Bello, sì. E noi da là arrivavamo, È un destra e sinistra? Guarda come caratteristico. Ci sono le porte dei nani. Curva gomito. Porca vacca. Magari finisci in casa questi. Ma che panorama. Sì, bellissimo. Credo sia qua dove hanno girato quelli là in moto. Nell'hotel? Sì. Vabbè, ma senti, io occupo un parcheggio. Ma dov'è sta terrazza? È un hotel qua, secondo me era quella dopo. Luna, se ci sono qua 28 milioni di moto e c'era anche il cartello, che non hai visto sicuramente, vorrà dire che è qua, no? Vabbè, tutto bene. Bene, siamo arrivati sulla terrazza, Luna è sconfortata, adesso andiamo a vedere cosa si vede giù. Bene, la terrazza del brivido l'abbiamo vista, ci credi adesso che è dentro un hotel? Ah, pensavo fosse impossibile. Ma ci sono tutte case. Porca vacca. Guarda, c'è un cavallo che ci guarda. Oh, cavallino! Oh, ciao, guarda che inizia a correre, ciao. Qua. Sì, dai, io guardo il cavallino. Ciao! Ciao! Ah, il cavallino! Ciao, bagaglione! Sì, è un femmina maschio. Una femmina. Una bella femmina, ciao! Ciao! Perché battere per terra? Non so. Ciao! Cosa ti do? Non c'ho niente. Vuoi l'erba? Ma ce l'hai anche lì l'erba. Ha mangiato l'erba! Bene ragazzi, abbiamo fatto volare il drone qua sopra la strada a strapiombo, possiamo andare verso casa che sono le 7. Ma prima di andare a casa faremo la strada della Forra. In teoria qua. Ti è piaciuta la terrazza del brivido? Sì.
Direi che è il caso di accendere la 360. Sì. Fermati qua nell'angolino, che non diamo fastidio. Vai, sta filmando. Vai davanti tu e poi eventualmente ti dico quando ti supero, eccetera. Vai. Bene, c'è un semaforo. Ma guarda che fico! Eh sì, è questo. Wow, che ficata! Vai davanti. Fans! Bene, siamo giunti alla strada della forra. Bellissima! Bellissima? Stai a destra che ti supero. Vai, ti faccio ripassare. Wow, non pensavo fosse così. Bellissima. Bene, sensazioni, emozioni. Bella, avremmo dovuto fare qualche foto, ma oggettivamente molto tardi, quindi tireremo fuori le foto dagli screen dei video. Sembra un po' un canyon. Sì, è un canyon. Stai interna che ti passo all'esterno. Ma la 360 è ancora viva? Sì, è dritta. Ah, ok. Fai il tornante esterno. Comunque guarda che bello. Che è una foto qua, amore. Riporti alle moto nella piazzolina che c'era lì indietro? Sì, dai. Ed arriviamo giù e giriamo. Cioè, dove riesco a fare inversione? Sperando che si possa. Fai inversione qua, allargati. E la facciamo anche a salire, attenzione. Tutto questo per arrivare a casa presto. Ma sì, mica c'è il pargolo che mi aspetta, eh. No, però fa buio. Sì, vabbè, dai, si vive una volta sola. Qui? Sì. Aspetta. Guarda, ha fatto incidente qualcuno perché ci sono i pezzi di... Guarda che fico. Spettacolare. Facciamoci una foto. È gigante. Il lago? Sì. È il più grande d'Italia. Grandissimo. C'è un incidente qua sotto. Ma va? Non possiamo fare nessun'altra strada. Dice che ci vogliono 3 ore a tornare a casa. E ho capito perché c'è traffico. Noi lo sorpassiamo. 22:20. Ma va, dai, su con la moto, lo passiamo subito. C'è un masso? Ma è un masso? Non c'era prima? Ah, è vero. Andiamo prima che ne cadano altri. Ma sì, non c'era, appena caduto, eh. Vamonos! Comunque è strabella sto lungolago. È l'unico lungolago bello. Sì, qua si vede veramente il lago. Ah, che trafficazzo! Dopo 28 km di lago e traffico, coda, per in teoria incidente, cosa che non ho visto. Siamo circa a... solo 1:35 da casa. Ah, vedi! Oh, ma abbiamo dimezzato il tempo, eh! Incredibile, adesso 21:34. Hai visto? Detto questo, il sole sta tramontando, sono le 20 spaccate ed è tutto molto romantico. Il tramonto, io e la mia patatina sulla moto. Ciao patatina. Ciao. Siamo arrivati in autostrada finalmente, adesso non si aprirà il casello. Classico, non si apre mai. Boh. Oh. A te si è aperto? Sì, ma si è chiuso subito. Visto che mi stava venendo addosso. Visto che adesso dobbiamo fare 1:14 di autostrada, direi che ci possiamo teletrasportare direttamente nelle prossimità di casa per i saluti. Cosa dici, patatina? Ci teletrasportiamo col pensiero, come Goku? Teletrasporto! Move like the move like... Facciamo sentire i vicini che siamo tornati. Giusto avvisare tutti quanti che siamo tornati a casa. Bene, direi che per questo video può essere tutto. Ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo video. Ciao fans. Ciao fans. Eh sì, ti no. Sto filmando. No. Ciao fans, siamo qua. Brava. La tua moto è contenta di vederci.
E qua dove, direte voi, abbiamo preso una stradina imboscata sul lago di Garda per far volare il Mavic, che abbiamo fatto volare, e a un certo punto si è disconnesso e io ho riempito la tuta. Esatto. Beh, andiamo, che sono le 6:30. Sì, pronto, il cavallino è scappato. Eccolo là, il cavallino.